Chi ha fame non tiene sonno. Con questo stupendo detto popolare, Spalletti ha commentato la prova dei suoi ragazzi ieri contro il Torino. Ma io voglio partire proprio da questo detto popolare per lanciare un messaggio, che è quello appunto che tutte le volte che ci rilassiamo o che anche ci lamentiamo, togliamo qualche cosa al nostro operato. Avere fame vuol dire combattere. In un video precedente, infatti, ho detto che bisogna lottare come dei leoni, perché lamentarsi vuol dire togliere energia ai nostri sogni. Ovviamente, razionalmente è una cosa molto molto difficile perché siamo umani ed è umano lasciarsi andare qualche volta alla disperazione. Ma tutte le volte che ci lamentiamo, che critichiamo anche l'operato di qualcun altro o il nostro stesso operato, perché siamo i peggiori e più, diciamo così, cinici, accaniti giudici di noi stessi, siamo molto severi con noi stessi. Per cui è importante invece pensare sempre a questo, cioè avere fame. Quando abbiamo l'obiettivo dentro, diciamo che gli ostacoli sono soltanto qualche cosa che rimanda un po' il raggiungimento dell'obiettivo, perché magari la situazione non si svolge come avevamo pensato. Per cui ci tengo proprio, mi è piaciuta tantissimo ieri questa dichiarazione di Spalletti che ha tirato fuori questo detto popolare napoletano. Chi ha fame non tiene sonno, perché se hai voglia veramente di ottenere qualcosa, non dormi la notte per poterla ottenere. E gli ostacoli ti interessano fino a un certo punto, perché sai che arriverai lì. E niente ti potrà sconfiggere se effettivamente vuoi arrivare a quell'obiettivo. Allora, complimenti ancora, anche se non sono un appassionato, un grandissimo appassionato di calcio. Complimenti a Spalletti e alla sua squadra perché veramente stanno facendo un ottimo lavoro. Al prossimo video.